La commissione parlamentare Ecomafie è stata in visita allo stabilimento Eredi Bertè di Mortara, ancora sotto sequestro dopo il gigantesco incendio del 6 settembre scorso. I membri della commissione stanno eseguendo sopralluoghi nei depositi di rifiuti del nord Italia che negli ultimi mesi sono andati in fiamme. Ieri la delegazione è stata in Veneto e nel Bresciano, oggi a Mortara e Cinisello. Ci sembra che emergano, diciamo, da questo e d'altro caso alcuni tratti comuni che meritano ovviamente un approfondimento e sarà l'esito della relazione che presenteremo a breve. A sopralluogo alla Bertè la commissione Ecomafie è stata accompagnata da carabinieri, vigili del fuoco, ARPA, tecnici della provincia, rappresentanti del comune di Mortara e della prefettura. Sono emerse indicazioni positive riguardo ai rifiuti ancora ammassati in via Fermi. A quanto sembra non c'è il rischio di percolato che possa inquinare le condutture idriche, un aspetto che ancora creava timori nella popolazione. Il materiale fondamentalmente è incombusto, quindi questo ci ha tranquillizzato perché il timore di percolato è molto ridotto, anche perché comunque i collegamenti dei tombini vanno verso il depuratore, quindi si può anche abbastanza tranquillizzare la popolazione su questo. La grana da risolvere sarà la bonifica, ossia il trasporto di tutti i rifiuti via da qui. La Bertè, secondo normativa, era coperta da una fideiussione per questo tipo di rischi, ma a concederla è stata un fondo cinese, per cui difficilmente si potrà recuperare qualcosa. Il rischio è che l'azienda fallisca e che tutto ricada sulle spalle del pubblico. La fideiussione è di una ditta cinese, China Taiping, se ricordo bene, quindi da cui insomma sarà forse difficile recuperare, diciamo, il dovuto, ma comunque verrà intimata la ditta a fare la messa in sicurezza e spostare il materiale che c'è. E ci dicevano che c'è la Eredi Bertè, non ha solo questo sito qua, ha anche altri piccoli siti in giro per la Lomellina, quindi o li sposterà o probabilmente li cederà a qualche altra azienda che riuscirà ancora a recuperare quel po' di ferro e altri materiali che dicevo prima incombusti che non possono... non dovesse provvedere e poi lì si vedrà lì, purtroppo, come spesso capita, purtroppo poi ci dovrà mettere mano il pubblico, soprattutto se poi non ci sarà modo neanche di recuperare i soldi della fideiussione, come il timore che credo che sia venuto fuori anche dagli altri membri della commissione quando ho sentito il nome, ci ha un po' spaventato una compagnia di assicurazione, una società finanziaria che è autorizzata a operare nell'Unione Europea, però è cinese, quindi... Dall'ispezione è poi emerso un particolare importante. Nel 2010 la magistratura intervenne in quanto da un controllo risultò che la Bertè aveva accumulato 5.000 tonnellate di rifiuti a fronte di un'autorizzazione per 4.500. L'impianto venne nuovamente autorizzato a operare soltanto dopo essere rientrato nei limiti. Il 6 settembre 2017, invece, secondo la relazione dei vigili del fuoco, bruciarono 12.000 tonnellate di rifiuti quando invece nel deposito ce ne sarebbero dovuti essere la metà. I controlli che 7 anni fa intervennero tempestivamente, questa volta non hanno funzionato.